Alla fine di questo percorso e di questa legge avremmo semplicemente una programmazione di maggiore qualità, perché abbiamo un consiglio di amministrazione che è più orientato verso la produzione di contenuti, un'innovazione tecnologica maggiore, definitivamente via i partiti dalla RAI, ma anche il governo dalla RAI, e di conseguenza una informazione totalmente libera. Se cambia la RAI, cambia anche la percezione della realtà delle persone. Se cambia la RAI, quindi può cambiare l'Italia davvero. Questa proposta di legge è anche fortemente un voler dialogare con tutte le forze parlamentari, perché noi sappiamo che è il Parlamento è competente di questa materia, e come Parlamento possiamo uscire definitivamente da un'epoca. Cambiamo epoca, cambiamo pagina, voltiamo definitivamente. È finito un tempo e se ne apre un altro. È chiuso il tempo della lottizzazione dei partiti all'interno della RAI, del governo che cerca di mettere le mani sull'informazione, ma non solo su quello, anche su prodotti editoriali, su programmazione, dove è tutta una zona grigia e dove le uniche persone che non vengono rispettate sono coloro che finanziano il servizio pubblico, che sono i vari azionisti, i cittadini. E allora oggi possiamo voltare pagina. Il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di fare ostruzionismo di nessun tipo, ma dialogo al 100% anche con il partito di maggioranza, il Partito Democratico, all'interno del Parlamento, all'interno delle commissioni competenti. Però è chiaro che dialoghiamo fino all'ultimo giorno disponibile, dialogo ad oltranza, però l'obiettivo deve essere chiaro per tutti: via i partiti dal servizio pubblico e via il governo dal servizio pubblico. E allora, con questi due obiettivi, che poi mi sembra che siano condivisi da tutti gli attori in commissione di vigilanza e gruppi politici, perché ho sentito questo: abbandoniamo definitivamente la lottizzazione, e l'ho sentito anche dalla maggioranza in Parlamento e dal governo, credo che possiamo essere tutti d'accordo allora su questo punto. È stato dichiarato, lavoriamo su questo punto, e penso che per tutti questa proposta di legge è un punto ottimo di caduta e può essere il primo riferimento per lavorare sull'indipendenza della governance del servizio pubblico radiotelevisivo. È un'apertura e un dialogo, come noi sempre facciamo, perché abbiamo sempre dialogato con tutti in ogni commissione, su ogni provvedimento. Chiediamo di non dirci no a questa proposta, ma chiediamo di aprire un dialogo che sia serio, franco, trasparente, schietto, con tutte le forze parlamentari. E mi appello alla prima forza che è in Parlamento, che in questo momento è il Partito Democratico, che ha fatto anche dichiarazioni di apertura. Se vogliamo lo stesso obiettivo, senza nessun tipo di trucco, il Movimento 5 Stelle c'è, e entro maggio diamo una svolta definitiva alla storia di questo Paese. Però gli obiettivi devono essere comuni. Deve definitivamente chiudersi l'epoca in cui c'è un cordone ombelicale sempre stretto tra il Parlamento, tra il governo e l'azienda di servizio pubblico. Domani ci sarà la presentazione della proposta della RAI Bene Comune da parte di SEL insieme a Civati e a Sandra Zampa. Ecco, uno, come eviterete che tutte queste proposte delle opposizioni rimangano lettera morta, e come riuscirete invece concretamente a dialogare con il partito di maggioranza di governo, col PD? Che cos'è concretamente irrinunciabile per voi della proposta che avete fatto? Ben venga se ci sono altre idee rispetto, ma dobbiamo mantenere comunque questo criterio, cioè il criterio che la procedura mi garantisce l'indipendenza e la alta competenza professionale e l'onorabilità delle persone che siedono in un consiglio di amministrazione così importante e strategico per il Paese. Qua parliamo di conoscenza, parliamo di cultura. Bene cari amici, eccoci qua al vostro Saiuz, iniziamo un'altra puntata con Don Chisciotte e i mulini a vento, insomma quattro chiacchiere tra il sottoscritto e l'amico Don Chisciotte.
Quixote, alias Don Quixote, ma Alfredo Stori, lo studio di Bologna. Iniziamo, ho voluto iniziare questa, scusatemi, questa trasmissione con un intervento di Fico del Movimento 5 Stelle, che parla della RAI, che dice, insomma, cercano in tutti i modi di poter far diventare la RAI veramente uno strumento per il pubblico, per i cittadini, per la gente, e non per i partiti, perché da come è fatta adesso è lottizzata, sappiamo benissimo che chi comanda, comanda anche la RAI. Quindi speriamo bene, insomma, ci crediamo, o forse no, non lo so, staremo a vedere comunque. Quindi Don Chisciotte e Mulino a Venti, iniziamo sulle nostre web frequenze, come amo dire sempre, sia sulla web radio, la web tv. Volevo ricordarvi che chi volesse interagire con noi in questa diretta lo può fare, anzi sono apprezzati gli interventi e le domande, insomma, degli amici che ci ascoltano, attraverso la nostra chat che è sul sito saiuzwebnetwork.it, oppure volendo ci potete chiamare in diretta al nostro numero di telefono 0422 16 26 622. Quindi insomma non vi fate pregare, volendo potete interagire con noi, anzi dire la vostra, perché il compito di questa trasmissione è proprio questo: poter far interagire gli ascoltatori, gli amici che si ascoltano, i cittadini, e dire insomma, quello che pensano sulla nostra politica, sul nostro mondo, insomma, sul sociale, insomma, quello che vogliono, senza nessuna remora, nessuna paura. L'importante è rispettare le leggi. Questo è quanto. Allora, volevo ricordarvi un'altra cosa importante prima di dare la parola all'amico Alfredo, che domani sera alle 18:30 ci sarà un'altra puntata live di Spazio Aperto, la trasmissione condotta da Antonella Entranò e Ugo Lombardi, e speriamo che intervenga anche l'amico Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV, che abbia risolto i suoi problemi tecnici. Sarà un'altra puntata interessante quella lì. Volevo ricordarvi anche la replica di Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che è una trasmissione che va in onda tutte le domeniche alle 18:30 su Radio Piper di Fontana Fredda, in collaborazione con questo network, e che noi insomma mandiamo in replica appunto per dare modo a quanto più persone possibili, raggiungere più persone possibili. Questa trasmissione che è condotta e curata dall'amico Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV. Ieri sera c'è stata una trasmissione provvisoriamente i due compari più uno, con ospite interessantissimo, la carissima Dominica Zamara. Potrete riascoltare e rivedere la puntata, che già abbiamo messo il podcast sia su YouTube che sulla nostra web TV, quindi la potrete tranquillamente riascoltare, insomma, se per caso ve la fosse persa, o anche se la volete rivedere, insomma, l'osta. E l'indirizzo email per quanto riguarda il network, se volete scriverci, è info@science.com, mi raccomando. Allora, vi ricordo il numero di telefono per intervenire in diretta, 0422 16 26 622. Iniziamo subito questa trasmissione, Don Chisciotte e Mulini a Vento, quattro chiacchiere tra il vostro Saius e l'amico Don Chisciotte. Alfredo, se ci sei, batti un colpo. Ci sono. Abbiamo sentito il colpo. Eh? Abbiamo sentito il colpo, sono qua in una Bologna abbastanza soleggiata durante il giorno, logicamente, e comunque frescolina, piuttosto fresco, si sta molto bene, c'è quasi un avviso di primavera nell'aria, un odore primaverile, le margherite cominciano a spuntare nei prati. Dopo questa apertura idilliaca, quasi bucolica, cominciamo a parlare di argomenti un po' seri, un po' purtroppo anche ripetitivi, perché la situazione è sempre grave a livello mediterraneo, e la Libia e i nostri futuri invasori
l'ISIS o lo Stato Islamico è sempre sul piede di guerra. Una domanda però sorge, perché qui si parla di guerra, si parla di non guerra, partecipiamo, non partecipiamo, ma quanto ci costa? Vi ricordate la vecchia pubblicità del telefono? Quanto ci costa? Ci costa e come? Dopo la figura barbina che abbiamo fatto con gli F-35, che sono praticamente dei residuati bellici e non aerei all'avanguardia delle tecnologie militari, ora andiamo ad affrontare delle spese in un'Italia già collassata, che proprio non ci volevano. È stato fatto uno studio dal dottor Gianandrea Gaiani, che è il direttore di analisi di difesa, quindi certamente un'autorità in questo campo e su questi argomenti, prendendo come riferimento la guerra che è stata fatta in Afghanistan. La guerra che è stata fatta in Afghanistan, e dove c'era, essendo stata una guerra di difesa, e il nostro intervento era più che altro umanitario, ci costava circa 2,7 milioni al giorno, ed era quindi una cifra altissima. Furono spesi circa 750 milioni di euro fino a settembre, ed era questa una guerra, una missione quasi umanitaria, diciamo umanitaria, mentre se noi andiamo a affrontare una guerra, e spero di no, perché non siamo più in grado di affrontare guerre, e le nostre guerre purtroppo sono state vinte da noi con l'aiuto degli altri, ma mai in prima persona, una missione libica da 5.000 uomini costerebbe almeno 1 miliardo di euro all'anno, quindi una cifra spropositata. Tenuto conto che quelli che andarono in Afghanistan furono circa 4.700 uomini, e in quella missione erano uomini solamente, non c'erano dispositivi navali né carri armati o artiglieria pesante, diciamo era proprio solo l'intervento umano che avevamo fatto. Quindi se noi andiamo, oltre che a movimentare uomini, anche a movimentare materiale bellico, il costo diventa spropositato. E io credo che sarebbe molto meglio utilizzare questi soldi non per una guerra inutile praticamente, ma per le necessità interne che abbiamo. L'analisi che è stata fatta da questo dottor Gaiani, sempre direttore dell'analisi di difesa, oltre a una valutazione economica, ha anche fatto una valutazione, la chiamerei strategica, perché se noi andiamo a portare sul suolo libico delle contingenze militari, quindi degli uomini, e questa presenza sul loro territorio, o comunque sul territorio che loro ritengono di propria conquista, porterebbe quasi a una guerra santa, che vi ricordate intorno agli anni 1000 intere popolazioni, non dico popolazioni, comunque interi gruppi militari e non solo, si portavano verso Gerusalemme per liberare il Santo Sepolcro. Anche questo, anche in questo caso il discorso è praticamente lo stesso, perché
venendo ad esserci dei cristiani o comunque degli occidentali sul loro territorio libico, le truppe zaidiste logicamente calerebbero come orde barbariche su queste contingenti, quindi con estremo pericolo per tutte le i militari che sono stati spostati in quella zona di guerra. E l'Italia si chiede logicamente, cioè non la politica, i politici, che intanto loro non è che si rimettano, e si chiede: ma proprio vale la pena questa cosa? È un dubbio veramente grosso, perché non si può mai sapere, come in tutte le cose di guerra, si sa quanto inizia ma non si sa assolutamente quando andrà a finire, e logicamente non si potrà mandare sul territorio una fanteria leggera, ma bisognerà mandare sul territorio truppe estremamente attrezzate e con le più moderne tecnologie. Quindi non forze speciali, la nuova forza del parte della Brigata San Marco, diventa un discorso estremamente complesso e difficilmente governabile. Io lo spero che non, che questa realtà che ci terrorizza realmente in Italia possa poi sgonfiarsi come una bolla di sapone, perché non tutti credono, grazie a Dio, che questa minaccia sia poi una minaccia seria. Certamente le cose che dicono sull'Italia, con cui siamo arrivati al sud di Roma, conquisteremo l'Italia, via discorrendo, sono emerite buffonate di un popolo che pende dalle labbra di imam guerrafondai, e certamente non amanti del proprio popolo e non rispettosi del Corano. Io ti passerei la palla al balzo, caro Sayud. No, ma volevo fare, diciamo, volevo dire la mia un attimino sul discorso, no? Non tanto sul fatto dei jihadisti, eccetera, ma sul fatto di questo intervento, no? Che siamo diventati tutto di botto, di all'improvviso, insomma, guerrafondai, no? Cioè, nel senso che noi partiamo per primi, diciamo, andiamo ovviamente con se si dovesse fare una cosa del genere, una manovra del genere, ci dovrebbe essere, diciamo, l'ok da parte dell'ONU, insomma. Sì, perché sennò non si potrebbero muovere. Sì, però a me, cioè, onestamente, Alfredo, onestamente, non me ne frega niente. Spendere 1 miliardo di euro in un anno, dici tu, no? Mi sbaglio. Correggimi se per caso sbaglio. Sì, sì, sì. Questo 1 miliardo di euro si potrebbe spendere per migliorare qualche cosa della nostra economia, dell'Italia, con la massa di disoccupati, no? Perché mi faceva sorridere il discorso dei 100.000 e più e passa occupati in più che abbiamo avuto nel 2014, no? Si parlava, cioè, perché a me, senza parlare poi delle persone che hanno perso il posto di lavoro, in contrapposizione rispetto ai 100.000 e più di occupati che ci sono stati, ma quanti hanno perso il posto di lavoro? Insomma, perché poi a quel discorso volevo arrivare, insomma, dicendo, e questo miliardo si potrebbe spendere, rimettere a posto le scuole, che vorrebbe mettere a disposizione della nostra sanità, insomma, che fa acqua da tutte le parti, insomma, per dirne solo due, ma ci sarebbero, sono tantissime le cose che si dovrebbero fare e che non si fanno. Le zone terremotate che sono ancora nello stesso stato in cui li ha lasciati il terremoto. È questo proprio, voglio dire. Quindi era questa la mia considerazione.
Fatto, ma perché sì, i politici, va bene, sono d'accordo, i politici fanno queste sparate, le dicono grosse perché devono farlo, insomma, devono mettersi in mostra, insomma, devono fare in modo che tutti questi quotidiani, queste televisioni che sono asservite al potere poi ne parlino costantemente, continuamente, no? Ma quella che mi meraviglia è che la gente ci crede. Cioè, stasera Crozza diceva in una trasmissione sulla 7, no? Diceva, ma che amici italiani, voi non vi ricordate mai nulla, possibile, dovete ricordare, no? Diceva questa cosa e merita un discorso sulla manifestazione di Salvini a Roma, no? Che addirittura ci sono stati pullman che sono partiti dalla Sicilia per andare a vedere Salvini. Diceva, ma vi dimenticate che Bossi e che Salvini, non so se Salvini o Bossi, diceva, insomma, salutavano Letta, no? Che ruttasse perché così cancellasse dalla faccia della terra la popolazione, oppure che Bossi diceva col tricolore si puliva il culo, eccetera, no? Eppure tutti voi andate a vedere una manifestazione del genere di questa gente che oggi stranamente, non so, è cambiata all'improvviso. Ed è così anche per questa guerra, è così. Ci siamo dimenticati dell'Afghanistan, ci siamo dimenticati dell'Iraq, ci siamo dimenticati di tante cose. E allora, insomma, vogliamo ragionare un poco, vogliamo fare in modo che chi ha votato questi partiti, non so, insomma, che interagisca col proprio partito, no? Dice, vai, ti ho dato il voto, ma non fare lo stupido, insomma. Fai le cose serie, fai le cose per la nazione. Purtroppo in Italia, nel momento in cui si aprono le schede, le cassette elettorali con dentro i voti, c'è la totale scissione tra il politico e il non c'è nulla da fare. No, perché questo qui è il ricordo della gente, insomma. 52% alle primarie del PD in Campania ha dato il voto a De Luca, che in prima battuta è stato condannato. È per questo che mi preoccupa, perché i politici dicono andiamo, portiamo 5.000 militari in Libia e la gente applaude a che cosa? Purtroppo non si sa, Rosario, siamo il popolo pecora e continuiamo a essere dei caproni, ecco. Non c'è nulla da fare, è il discorso che hai fatto tu prima comunque, riguardo alla RAI, si ricollega pienamente al discorso che hai fatto, che la RAI è la TV di Stato e chi governa la TV di Stato è il politico di Stato, quindi è tutto una magna, è un cerchio, è un cane che si mangia la coda in definitiva. Però la gente poi va sempre a votare, ma pensa che avevo letto sul Fatto Quotidiano, se non sbaglio sul Fatto Quotidiano, che dopo la manifestazione di Roma la Lega era arrivata al 15%, cioè con una manifestazione. Che cosa hanno detto in quella manifestazione? Volevano fare la guerra agli extracomunitari, ai Rom? Cioè, a quella manifestazione hanno portato in piazza diciamo tutta la destra, ma la destra più becera, non la destra culturata, la destra che, insomma, che ragiona un attimino, no? Sì, è questo che vogliono fare. Sì, ma sai, basta foraggiare poi il popolo, cioè dargli quello che vuole sentire. Logicamente un politico deve dire quello che la gente deve sentire, non quello che in effetti è utile per l'avanzamento di una nazione. Bene, allora io proporrei allo Stato di rifondare i crociati, così andiamo di nuovo da quelle parti. Dai. Ah sì, facciamo la prima, la seconda, la terza crociata, facciamo le parole crociate e i re. Facciamo... Le repliche. No, ecco.
tanto non abbiamo del tempo da perdere, soldi abbiamo da buttare, tanto, ma forse può essere una soluzione della disoccupazione. Ma quale soluzione? La guerra è mai la soluzione ai mali. Sai, con tanti disoccupati che abbiamo, ne mandiamo un pochino là e abbiamo sistemato i nostri. Però una cosa bisogna dire. Mi preoccupa questo tuo però. Quando si ripete una parola vuol dire che il concetto è importante. Perché noi adesso in questo primo scorcio della trasmissione ci siamo alimentati delle spese, però abbiamo anche dei grossi guadagni con la guerra, l'Italia. Infatti l'Italia, come si sa già, è la maggiore esportatrice di armi verso i paesi arabi e l'Africa del Nord, ed è un business estremamente redditizio. E logicamente, siccome non sarebbe carino sbandierare questi guadagni che sono per me tra l'illecito e l'illecito, se ne tace, non si fanno dei rapporti economici sull'esportazione delle armi, tutto tace e siamo pochi. E gli interventi dei politici ce ne sono. E ci sono stati sono stati scritti circa 16.700 pagine di emendamenti sul problema dell'esportazione e della vendita delle armi, in cui il nostro maggior produttore è la Beretta, che prima esportava la 92, la bifilare 92 calibro 9 ai poliziotti americani. Adesso ha trovato più redditizio esportare le armi pesanti e leggere verso i paesi al sud del Mediterraneo. Quindi, per questi emendamenti se ne sa più niente, perché è dal 2008 che non si fa più una riunione della Camera per prenderli in esame. Cioè dal 2008 l'argomento vendita delle armi è sparito dai ragionamenti politici. Ricorda molto il film con Alberto Sordi, Dice guerra c'è speranza, del venditore di armi nei paesi. Io me lo ricordo. In guerra. E logicamente, quando si vendono armi, non si ha una politica particolare, cioè non vendi le armi alla nazione che ti è simpatica. Non è affatto così. Quando si vendono armi a chi attacca e chi a difende, quindi su tutti e due i fronti, e questo vuol dire un doppio guadagno. Quindi è democratica la cosa. È democratica, la vendita delle armi assolutamente democratica. La cosa. Se una nazione perde, l'altra ci guadagna, l'altra vince, e il pareggio è come quando si fa nella schedina 1x2. In qualunque cosa tu ci prendi dentro. È una politica veramente allucinante. Come tanti, dobbiamo dire anche un'altra cosa piuttosto tanto triste, che in tante guerre sono morti anche dei nostri soldati uccisi dalle nostre mine antiuomo, che siamo in grado anche di uccidere noi stessi per fare del commercio. Ma questo può capitare quando si arriva ai posti, perché se hai venduto delle mine antiuomo a un paese,
Cioè, non ci dimentichiamo che Saddam l'abbiamo noi, insomma, non so se noi italiani e chi, ma comunque è stato super rifornito, no, di armi, insomma, dai paesi occidentali, no? Indubbiamente. E quindi quelle stesse armi che erano state vendute a Saddam dopo hanno combattuto contro di noi, insomma, hanno sparato contro di noi, insomma. Sì. Contro con la coalizione. Non vorrei quasi neanche il dubbio che i guerriglieri terroristi dell'ISIS venissero a conquistare Roma con le nostre armi. Ma il fatto di conquistare Roma, ovviamente mi preoccupo un attimino, perché sempre per il fatto degli hooligan che hanno fatto quello sconquasso a Roma, certo. Siamo stati presi alla sprovvista, diciamo, secondo... L'ISIS, insomma, sarebbe un po' più intelligente rispetto ai giudicanti a fare una cosa del genere. No? Quello di Roma mi ha lasciato molto interdetto. Non l'ho seguito enormemente, però mi sembrava, dalle riprese video fatte in quell'occasione, che i militari stessero, più che intervenire, stessero a guardare. Mi ha dato, forse mi sbaglio, Si dà, diciamo, i video che vengono poi trasmessi, insomma, è come uno le interpreta, diciamo, il video che guardi, perché una cosa che vedo io in un video non vedi tu e viceversa, capito? Insomma, è sempre così, certo, come tutte le cose. Poi secondo la propria ideologia, capito? Secondo la propria testa. Il fatto non è tanto il video, eccetera, oppure se sono intervenuti o no, ma il fatto è che i danni ci sono stati. È quello che dimostra quello che è successo. Il grande esperto d'arte Sgarbi ha detto che non ci sono state delle grandi perdite a livello strutturale. Più che altro è lo sporco delle bottiglie, delle lattine di birra. Ma mi auguro che sia così, Alfredo. A meglio, caspita. Altro che, infatti, poi. Ecco, e tu pensa all'ISIS che distruggono tutte le cose che sono di un certo valore storico, no? Verrebbero a distruggere tutte le cose perché sono di Satana. È un dramma. No? E se vogliamo parlare, rimanere sempre in tema Libia e zone limitrofe, avete visto nei giorni scorsi le riprese della distruzione di monumenti, statue e via discorrendo, che hanno più di 2000 anni, molto più di 2000 anni. Ma Alfredo, non ti dimenticare quello che ha fatto la Chiesa Cattolica le distruzioni, diciamo, nell'antichità, insomma, qual era la biblioteca di Alessandria, qual era che è andata distrutta, tante cose, tante altre cose, quindi non è sono, diciamo, le menti bacate di chi interpreta la propria religione, no? La interpreta come vuole, insomma, e vuol far credere che quella sia la verità a tutti i costi, quindi... Di solito... Chi è che diceva, insomma, che la religione è l'oppio dei popoli, no? Mao. Non sono d'accordo, cioè, un momento, non sono d'accordo. No. La vera visione religiosa non lo è. La umanizzazione della religione è l'ovvio. Ma oggi cosa fanno vedere? Cioè, la religione viene interpretata dall'essere umano. Se si sveglia un pazzo, la interpreta a modo suo. Comunque, tornando, per chiudere questo discorso, a meno sulle entrate economiche della vendita di armi nei paesi del Medio Oriente, dell'Africa del Nord, dobbiamo dire che sono stati fatti spediti nel mondo armamenti costruiti in Italia per oltre 2,7 miliardi di euro, cioè solo poco meno della cifra record realizzata
nel 2012, che erano 750 milioni. No, scusate, che era 2 miliardi 972 milioni. C'è stato appena un calo del 7,7%, certamente non è stato un crollo di questo settore, che possiamo chiamarlo metalmeccanico, ecco, perché costruire un'arma è un lavoro da metalmeccanico. E quindi vedete, se da una parte noi andremo a spendere soldi per i nostri soldati spediti sulle linee del fronte, dall'altra mano, con la mano destra noi spediamo, con la mano sinistra, che è la mano del diavolo, si dice, come Trinità, noi ci guadagniamo. Speriamo che questi soldi vengano spesi per altre cose. No, dubito, perché dubito sempre, ma se facciamo la somma di questo con gli F-35 e tutte le sciocchezze che facciamo senza ragionare, il conto è grosso. Certo. Ok, ti lascio un attimo parlare per benissimo, allora abbiamo terminato questa prima parte, sono le 22.36 in questo momento. Volevo ricordare ai nostri amici che sul nostro sito sciencewebnetwork.it c'è la nostra chat con la quale possono intervenire, insomma scrivere la loro opinione oppure porre delle domande ad Alfredo o al sottoscritto, oppure volendo poter intervenire in diretta tramite il nostro numero di telefono, che è lo 04 22 16 26 622. State ascoltando Don Chisciotte e Mulini a Vento, quattro chiacchiere tra il sottoscritto Saiuz e Don Chisciotte, l'amico Don Chisciotte, che è Alfredo Stori dallo studio di Bologna. Alfredo, io direi di passare a un altro argomento, perché so che stasera tu avevi tanti argomenti molto interessanti. Purtroppo sono le 22.37 in questo momento, quindi non abbiamo diciamo adesso, tanto spazio, insomma, tanto tempo. Scegli un argomento, insomma, che possiamo leggero, focalizzarci un attimo. Ecco, rimaniamo sempre nell'ambito dell'ISAM, perché questa notizia veramente mi ha fatto ridere. Perché un teologo islamico, un imam, quindi un prete, diciamo in termini italiani, un imam dell'Islam, ha dichiarato solennemente che non è la terra che gira intorno al sole, ma il sole che gira intorno alla terra. Oddio! È un po' difficile la cosa, però con questa dichiarazione siamo tornati indietro al sistema tolemaico in cui geocentrismo, in cui si parlava di geocentrismo, cioè che la Terra era il centro dell'universo, che poi i cattolici, il papato, eccetera, per molti anni condannarono a morte per eresia chi osava dire il contrario, perché essendo la terra abitata si considerava il centro dell'universo. E quindi questo imam ritorna a confermare questa emerita balla, merita castroneria, dando anche delle dimostrazioni scientifiche pure, che quindi danno un valore a sta sciocchezza. Qui logicamente andiamo a cancellare tutta la storia dell'astronomia, certamente Galileo Galilei condannato dall'Inquisizione, anche lui adesso riabilitato dal Papa,
dallo scorso Fabio, adesso non mi ricordo quale, chi diceva invece che era il Sole che era eliocentrica, cioè il Sole, la Terra girava intorno al Sole, quindi aveva elio il Sole come centro del sistema solare. E questo imam Bandar al-Kaibari, che è uno studioso dell'Islam, parlando in una moschea, ha preso un bicchiere in mano e ha preteso di rivoluzionare ciò che la scienza ha dimostrato secoli fa: non è la Terra che si muove intorno al Sole, ma è al contrario il Sole che sta, il nostra Terra sta ferma, essendo centrale, e tutto intorno girano il Sole, i pianeti e via discorrendo. È una notizia che mi ha sconvolto, perché non pensavo, specialmente da degli arabi che nel campo dell'astronomia hanno insegnato all'Europa come funziona l'astronomia, insieme alla matematica e a tutte le scienze precise, ha saputo insegnare al mondo intero cose che fino allora erano in dubbio, e questo imam salta fuori con questa dimostrazione e Galileo purtroppo si rivolte nella tomba. Infatti fu processato Galileo dal Santo Uffizio, condannato e costretto ad abiurare, cioè a rinnegare quello che aveva detto, cioè dire: io mi sono sbagliato, non è affatto vero che la Terra gira intorno al Sole, ma è il Sole che gira intorno alla Terra. È una notizia un pochino più soft questa. Sì, più diciamo una notizia per sorridere un attimo rispetto a quella che abbiamo parlato nella prima parte, diciamo che è più drammatica questa qui, perché poi insomma, volendo, questi imam deve dimostrarlo quello che dice, perché come infatti, tutte le scienze deve essere poi provata la cosa, no? E adesso vi do però la dimostrazione, perché allora questa ve la leggo perché è un pendiamo po' dalle tue labbra, caro Alfredo. Allora, lui, per lui è sin troppo evidente che quello che ha detto è nel giusto, e lui chiede: dove siamo ora? Chiede alle persone che sono lì ad ascoltarlo in religioso silenzio, perché non possono dire nulla. Andiamo all'aeroporto di Sharjah per raggiungere la Cina in aereo. Chiede a tutti di concentrarsi, di seguire bene le sue parole, perché sono parole di verità. E va avanti. Questa è la Terra. Se dite che ruota, se noi lasciamo l'aeroporto di Sharjah su di un volo internazionale per la Cina, la Terra ruota, giusto? Quindi se l'aereo si trova in aria, la Cina non verrà verso di essa. E ancora, se la Terra ruota nell'altra direzione, l'aereo non raggiungerà mai la Cina. E questa è una dimostrazione, come diceva Monsieur Lapalisse, una dimostrazione lapalissiana, che non si può essere. Sì, lapalissiana. Alfredo, vuoi comunicare a tutti gli amici che ci ascoltano dove possono trovare questa notizia, che è interessante, che vadano a leggere? Su Il Giornale. Su? Ilgiornale.it. Cari amici, se volete approfondire questo argomento, insomma, andarvi a leggere le affermazioni di questi imam, andate a leggere quest'articolo su Ilgiornale.it. E questa è un'altra notizia. Adesso vediamo di venire un po' in Italia, perché qua ecco, passiamo con l'ultima notizia, perché sono le 22:45 in questo momento. Indubbiamente
Quindi ricordo sempre agli amici che ci ascoltano, potete interagire con noi tramite la chat sul nostro sito sciencewebnetwork.it oppure via telefono 0422 1626 622. Potete porre anche le domande su questi mamma all'amico Alfredo e a Don Chisciotte. Se siamo in grado di risponderlo, facciamo. Ma siamo in grado, lo facciamo rispondere, andiamo a leggere l'articolo che, insomma, dal quale tu hai tratto questa informazione, questa notizia. L'ultima notizia è planetaria. Abbiamo parlato Porca, ci della spostiamo proprio. e adesso parliamo invece di invasioni. Quando noi parliamo di invasioni, in questo periodo pensiamo subito ai nostri amici degli stati islamici che ci vogliono mettere la bandiera con la luna sul Vaticano. Ma c'è un'altra invasione invece che preoccupa non i politici questa volta, ma preoccupa gli scienziati. Perché è stato provato e se ne darà annuncio ufficiale che non siamo più soli nell'universo e comunque era assurdo, assolutamente assurdo pensare che tra miliardi di stelle e che ogni stella è un sole con dei sistemi solari interni, fossimo soli in Solo la Terra, insomma, confini fosse abitata, insomma, come da se individui. solamente la Terra, anche perché esistono milioni di pianeti che hanno la stessa atmosfera e poi non è mica detto che gli altri abitanti di altre nazioni abbiano il ciclo del carbonio come abbiamo noi, avranno altri cicli e di altre tipologie. Comunque gli scienziati hanno di messaggi mandati da dire, telescopi, quelli che mandano i messaggi, Ah, tramite radiotelescopi. telescopi già da decenni comunque mandano messaggi verso lo Ma spazio. io so che c'è un bellissimo progetto del SETI che ascolta i messaggi che arrivano dal cosmo. Ovviamente Certo. è talmente ampio, diciamo, lo spettro da poter, diciamo, da ascoltare, che non è così semplice, insomma. Anche Tant'è vero perché che poi c'era questo progetto del SETI, insomma, che credo che siano subfrequenze già piuttosto difficili da gestire con le apparecchiature. Comunque abbiamo visto tanti film di cui si parla di questo ricevere segnali e sembra proprio che lo spazio cominci a rispondere. Quindi in che senso lo spazio, comincia a rispondere? come, scusa, In Riccardo? che senso lo spazio comincia a Cioè, rispondere? stanno già arrivando dei messaggi di risposta che non sono rumore stellare. Sai che Sì, l'universo vabbè. ha un suo rumore, una sua sinfonia particolare, ascoltabile con questi ricevitori, con questi, come per esempio a Bologna c'è un sistema di La croce, radio come si chiama? La telescopi croce del sud, come si chiama? L'antenna. Croce del Sud. Ma esiste realmente, sono stati ricevuti dei messaggi che non sono rumori di sottofondo, che hanno un significato. Logicamente non sono ancora stati codificati, però non sono rumore di fondo, non sono echi, non sono splatter, sono proprio tipologie di messaggio simili, diciamo, a quelle che noi mandiamo
nell'etere. E logicamente, subito appena una notizia di questo genere si fa largo tra gli scienziati, qualcuno arriccia il naso, non per negare la cosa, lui non nega, e fra questi c'è il premio Nobel Martin Ryle, che mette in guardia gli scienziati dei radiotelescopi, diciamo in maniera preventiva, possiamo dire, che mandare dei messaggi nello spazio può essere pericoloso, perché si potrebbe generare la minaccia di un'invasione aliena. Come a dire la verità, anche noi, se trovassimo una fonte sicura di messaggi, manderemo una missione spaziale. Questo ci credo. Però noi lo faremo in pace, ma gli extraterrestri verranno in pace o non verranno in pace? Oddio, qui c'è tutta una casistica, però bisogna fare attenzione, perché secondo alcune voci, insomma, io sto seguendo perché sono appassionato un po' quella che certo. È l'ufologia, no? Ovviamente non sono un esperto, per l'amor del cielo, però già da Roosevelt nel 47 a oggi si presuppone che siano già atterrati dei, tra virgolette, dei dischi volanti, no? Sulla Terra, e addirittura ci sono avvistamenti costanti, non so quanti sia la verità oppure no, però la cosa è vera, perché nell'area 51, che è sempre stata negata, quest'area 51, no? All'epoca, fino ai giorni nostri, insomma, c'erano esperimenti, tant'è vero che c'era la retroingegneria che da questi UFO catturati, insomma, presi da Roosevelt a oggi, abbiano tirato fuori, diciamo, armi e macchinari, insomma, abbastanza come devo dire, avanzati. Oddio, se poi vogliamo andare ancora più indietro, se abbiamo addirittura dei dipinti del 600 dove vengono riportate, insomma, queste immagini, oppure abbiamo, quindi qualcosa c'è di sicuro. Io non lo so, non ho mai visto un UFO, quindi non sono mai stato testimone di una cosa del genere, però secondo me c'è, proprio per come dicevi tu all'inizio, cioè, sarebbe uno spreco di spazio, insomma, se ci fossi, esatto. Dovessimo essere gli unici abitanti dell'universo, insomma. Mi sbaglio. Un altro invece che non è assolutamente del parere di inviare questi messaggi, perché anche lui teme una possibile invasione aliena, è il grande e più noto Stephen Hawking, che gli dice l'articolo che è letteralmente terrorizzato, perché ha la paura che noi potremmo fare la stessa fine degli indiani d'America, cioè sterminati per dare spazio a un'altra civiltà, un'altra vita. Quindi comunque, se non erro, Rosario, mi era sembrato di aver captato questa notizia che il presidente Obama doveva fare delle rivelazioni sull'area 51 e sulla realtà dei contatti extraterrestri che ci sono stati negli ultimi anni tra la Terra e lo spazio. Mi è sembrato di aver sentito una cosa. Oddio, ci sono affermazioni anche di astronauti. Ci sono affermazioni. La famosa esternazione nell'ammiraglio sulla Luna, che a un certo momento gli astronauti che erano atterrati sulla Luna cominciarono un discorso che poi fu interrotto da terra, e sembrava che dovesse rilevare, che
che fosse stata la rivelazione di qualcosa di anomalo sulla Luna. L'ultima notizia, poi ti lascio per le conclusioni, sempre a livello spaziale, si stanno preparando degli astronauti, tra cui anche un italiano, un medico italiano, che si stanno preparando per la colonizzazione di Marte. Ma questa è ormai una vita che sento parlare, ovviamente noi non lo vedremo questo, Alfredo. Perché di noi manderemo le ceneri a Marte, non credo che ci andremo di persona. No, persona sarà difficile. Sarà molto difficile, insomma, una cosa del genere. Però, insomma, si parla da tanto tempo, insomma, ma poi tutti gli esperimenti fatti, gli ammalaggi sulla Luna, eccetera, servono proprio a questo, per migliorare e poi per allontanarci, insomma, andare sempre di più, esplorare il nostro sistema solare, perché poi del resto noi non abbiamo ancora esplorato il nostro sistema solare, insomma. Se non, diciamo, con qualche sonda che sta ancora viaggiando nello spazio, insomma. Certo, solamente una navetta uscita dal sistema solare che ci ha messo una vita per riuscirne. Ma sì, perché le distanze sono talmente grosse che, insomma, non è che è così facile viaggiare. Speriamo che si possa finalmente creare l'ipervelocità di Star Trek, dell'Explorer, in modo da superare gli spazi in maniera molto più veloce. Ma sì, insomma, guarda, io sono affascinato da questa cosa, dallo spazio, perché lo spazio, sai che cosa mi affascina? Ecco, insomma, mi affascina il fatto che noi siamo abituati a ragionare, no, con la nostra mente, che tutto è finito. Cioè, io parto da un posto, arrivo in un posto e ho finito, cioè lì no, cioè, abbiamo dei limiti, eccetera. Cioè, pensare a un qualche cosa che è infinito, è lì che mi affascina. Cioè, ma uno viaggia sempre, cioè, è che sta lì. Metti caso che tu riuscivessi a viaggiare alla velocità della luce, che non è tanto, 300.000 km al secondo, non sono tanti nell'immensità, no, dello spazio. No. Perché se calcoli solamente la luce per arrivare dal Sole sulla Terra ci impiega 8 minuti a quella velocità, sì. Pensa un po', insomma, che non è che sono 140 rotti milioni di chilometri, se non sbaglio. Quindi per questo è che allora cominci a viaggiare queste distanze astronomiche, perché se poi si dice astronomica, perché poi non si può più misurare in chilometri una cosa del genere. Cioè. È che non finisce mai di viaggiare. E viaggiare e vedere questi altri mondi, no? Che cosa sono, eccetera. Per il momento viaggiamo con la luce, viaggiamo con l'immagine, cioè quelle che vedono i nostri telescopi, no? Con Hubble, quelle che vedono, insomma, che ovviamente hanno anche loro un limite di veduta. Certo. Perché poi a un certo punto si ferma. Per finire, queste notifiche sugli avvistamenti, sui contatti extraterrestri, sono stati fatti da John Podesta, consigliere del presidente Obama, che fu già capo di gabinetto di Bill Clinton, che proprio ha messo su Twitter la comunicazione che lui è dispiaciuto di non poter comunicare ufficialmente queste notizie all'umanità, perché certo, non solo agli americani, ma tutta l'umanità. Io direi che siamo arrivati bene, sì, con l'immensità, con questa immensità noi ci congediamo dai nostri amici che ci ascoltano. Ormai sono quasi le 23, 22:59 in questo momento, quasi le 23. Vi ricordo che per chi ci avesse ascoltato, che avete ascoltato Don Chisciotte e i mulini a vento, quattro chiacchiere tra sottoscritto Saiuz e Don Chisciotte, l'amico Alfredo dallo studio di Bologna, questa trasmissione settimanale del martedì, vero Alfredo? Abbiamo parlato di Marte, andiamo al martedì. Martedì, giustamente, ma
alle ore 22, che dura un'oretta, insomma, parliamo un po' degli argomenti della settimana, dei fatti fatterelli che ci sono nella settimana, li commentiamo a modo nostro da semplici cittadini. Quindi, insomma, non mancate di ascoltare sul podcast questa trasmissione, se per chi la volesse riascoltare oppure per chi la volesse ascoltare per la prima volta. Quindi scriveteci anche per questo. Visitate, a proposito, abbiamo parlato del nuovo sito, lo accendo un secondo, è partito da ieri sera il nuovo sito di Science Web Network che... da quello che ho potuto constatare nella trasmissione di ieri sera, dai complimenti fatti un po' da tutti, è piaciuto tantissimo, quindi visitatelo, molto molto bello, visitatelo, non è finito, ci continueremo a lavorare attorno per mettere altre informazioni. E con questo è tutto, caro Alfredo, noi ci possiamo congedare dagli amici che ci stanno ascoltando, dando appuntamento a martedì prossimo dalle ore 22 sempre sulle web frequenze di Science Web Radio e su Science Web TV, anche se non ci vedete in video, chissà, faremo una puntatona, vedremo di fare una puntatona speciale, vero Alfredo? Proviamo? Sì. Stiamo preparando una puntata speciale con l'intervista del Hamza Picardo, che è quello che è di Imperia, è presidente del COI, cioè dell'Associazione Italiana e degli Musulmani Italiani, ed è anche il traduttore del Corano, dell'edizione più valida del Corano. E su questo devo dire che ho letto proprio l'altro giorno in una classifica tra i libri più venduti, dei 10 libri più venduti in Italia negli ultimi tempi, il Corano tradotto da Hamza Roberto Picardo è al quinto posto. E parleremo della realtà non dei musulmani a livello mondiale o a livello del Mediterraneo, ma quelli italiani, cioè musulmani, cioè di nascita italiana, che sono diventati musulmani. Ma questo è importante anche perché vogliamo, diciamo, aprire un attimino una finestra per far conoscere chi ci ascolta, anche perché si parla sempre di musulmani, ma io vorrei sapere quante persone sanno veramente il Corano, che cos'è e cosa sono i musulmani, perché poi del resto, insomma, c'è anche da dire questo. E quindi noi cercheremo in questa trasmissione speciale di divulgare un attimino queste informazioni, di dare maggiori informazioni a chi ci ascolta. Benissimo. Benissimo. Allora, cari amici, un caro saluto a tutti quanti. Alfredo, vuoi salutare? Io saluto tutti, ricordando la nostra piccola trasmissione, Don Casciotte. Don Chisciotte e Mulini a Vento, e vi ricordo che di Mulini a Vento ne troveremo sempre, quindi ci saranno sempre nuovi argomenti. Benissimo, un caro saluto a tutti quanti e a risentirci. Where'd you be if you had given to